Eccoci con l'ex Samb e attuale capitale di Cinzia Bellonga, Davide Buono. Davide, una vittoria importante qui alla Riviera delle Palme. Intanto, se ti aspettavi una Samb come quella di oggi, che diciamo, dopo la prestazione di Montegiorgio c'erano altre aspettative. E come hai visto la partita? E siete stati molto bravi anche nel chiudere gli spazi e ripartire. Esatto, la partita è stata molto, molto equilibrata, quindi sapevamo che avevamo di fronte un avversario forte sia nelle individualità sia nel collettivo, e quindi abbiamo deciso di fare questo tipo di partita cercando insomma di occupare bene gli spazi, di sfruttare tutto quello che ci veniva lasciato, e l'abbiamo fatto. Quello che cercavamo era trovare uno spirito di squadra, di sacrificio. Siamo una squadra in costruzione e ci era mancato questo nelle prime due partite di Coppa e di campionato. Questo era fondamentale, più dei tre punti. Senti, tu sei un ex Samb, eri stato qui l'anno scorso, che ricordo hai di questa esperienza? E poi sulla Samb attuale, pensi che possa arrivare in alto e giocarsi il campionato? L'anno scorso è un'esperienza stupenda, peccato solo che quando sono arrivato purtroppo eravamo un po' troppo lontani dai primi, perché abbiamo fatto un girone di ritorno importante e quello è l'unico rammarico. Abbiamo vinto i playoff, ma questa squadra, questa tifoseria merita solo di vincere il campionato. Io mi auguro ovviamente non quest'anno, però esperienza straordinaria. E la squadra l'ho trovata, come ho detto prima, una squadra forte, organizzata, e sicuramente può ambire assolutamente per poter vincere il campionato. Senti, ultima domanda, tu e Ferri Marini avevate giocato proprio alla guida con mister Alfonsi. Siete stati un po' insomma utili anche per conoscere meglio insomma quello che era lo stile di gioco della Sammetti? Ma sicuramente qualche informazione l'abbiamo riportata, come insomma è normale che sia, come è giusto che sia, però poi in mezzo c'è stato tutto un ritiro precampionato, quindi sicuramente avranno provato cose nuove, quindi noi non eravamo al corrente di tutto. Ok, grazie Davide. Grazie a voi.